buongiorno. Oggi, altro giorno, altro esame, ma non è un esame qualunque, perché oggi malo esame di computer science presura. Per la quarta volta nella storia dei daily vlog. Finalmente è arrivato quel giorno. Oggi, regà, andremo all'università come c'ha Luigi Bocconi a fare quell'esame. E lo passeremo, non lo so. Ci proviamo comunque. C'è da dire che l'ho praticamente preparato in un giorno e mezzo, ma chill. Se no il meme come lo facciamo? Come lo facciamo il contenuto? Adesso ci saranno un sacco di monfreni che ci sono iscritti solo di recente al canale e che probabilmente non sanno la mitica storia di questo esame. L'esame più meme della storia di vlog di Dario Torrisi. Allora, adesso che aprile quarta agevolami con lo storytelling e raccontiamo la mala storiona dell'esame di computer science. Allora, primo tentativo, i parziali. I parziali del secondo semestre del primo anno. Allora, l'esame di computer science è diviso in due. La prima parte riguarda Excel e la seconda parte riguarda Python. Ora, il primo parziale di marzo, quindi Excel, avevo totalizzato un bel punteggio. Malo punteggio, 14 su 15, che bravo Dario Torrisi. Se non fosse che al secondo parziale di maggio, quindi Python, Dario Torrisi totalizza un punteggio di 6 su 15, non totalizzando il minimo punteggio disponibile, la sufficienza nel secondo parziale, quindi non potendo fare la media tra le due, ti devi iscrivere per forza al generale. Ora, secondo tentativo, generale di agosto. Ora, sappiamo tutti com'è andata a finire. Ho dimenticato di prenotarmi all'appello. Può capitare. E passiamo quindi al terzo tentativo, ovvero il generale di ottobre. Ora c'è un video sul canale che si chiama Passerò l'esame al terzo tentativo. Spoiler, no? Allora, mi ero iscritto. Quello l'abbiamo sbagliato. Stavolta il problema è che esattamente il giorno in cui esce quel video, quindi il 18 ottobre, Dario Torrisi viene cacciato da Dubini. Mi sono cagato addosso, mi sono messo subito a cercare casa e non ho più studiato per computer science. Vabbè, allora adesso tocca elaborare un piano rinascita. Ma quindi computer science lo studio? Che bello sapere le anticipazioni della linea temporale. Comunque, adesso siamo qua, siamo carichi per il quarto tentativo, ovvero il generale di gennaio. Ora, la cosa più meme è che probabilmente non passeremo nemmeno questo esame. No, allora, diciamo che per quanto riguarda Excel dovrei esserci. Cioè su Excel veramente posso fare il massimo del punteggio. Mettiamogli pure in mezzo la teoria di Python che dovrei sapere. Se mi chiedete, sai scrivere un programma su Python? Che presura, raga! Diciamo che gli esercizi di Python è l'ultima delle cose a cui ci dobbiamo affidare per questo esame. Quindi non è detto che non lo passiamo, ok? Può essere, ma ci vuole l'aiuto di Monfrero Marco Aurelio. Aiutami tu, premiamo lo stoicismo di Dario Torrisi, facciamogli passare questo esame di computer science. Nel momento in cui Dario Torrisi passerà l'esame di computer science, tutti i pianeti si riallineeranno e saremo tutti definitivamente pronti per raggiungere l'ascesi. Va bene, adesso andiamo a mangiare. Allora, come l'esame di ieri, ce l'abbiamo anche questa alle 15:30. Ora, dato che ieri effettivamente mi sono un po' pentito di aver mangiato la pasta al pesto prima di andare a fare l'esame, oggi basta meme, raga, non si può fare sempre il meme, quindi ci facciamo un poco di carne. Ovviamente rumenata al calabrese, grazie calabrese. Un poco di insalatina, un poco di carotine, insaporitore per carni, un poco di sale. Comunque, come al solito, ci mostriamo disponibili all'ascolto. Cioè, no, seriamente, cosa si dovrebbe mangiare prima dell'esame? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, ieri poi alla fine sono tornato a casa. Mi sono messo subito a studiare computer science. Ho finito tipo alle 9. Mi sono fatto le mie 8 ore di sonno chill. Stamattina mi sono svegliato e mi sono fatto 4-5 ore di studio, se non ricordo. Quindi questa è tutta la mia preparazione di computer science che non toccavo da ottobre. Diciamo che ho dato priorità a diritto pubblico. Tanto alla fine computer science è meme. Se non lo passiamo, è contenuto. Insomma, computer science è strettamente connesso al concetto dell'ascesi. Infatti rispetto a tutte e tre le vie per l'ascesi: il meme, il mood, il content. Non ci credo, il calabrese mi ha fottuto le banane. Che mannaggia sti calabresi. Allora, secondo me questo è un pranzo più salutare rispetto a ieri. Poi, no, lo so. Come vedete, Dario Torrisi non sa cucinare solo la pasta al pesto, sa cucinare pure la carne. Buona. Va bene, timelapse scioccante di questo pranzo preesame. Allora, sono le 2:15, tra tre quarti d'ora usciamo di casa. E allora, regà, momento amaro post pranzo, non si abbandona mai. O forse no, forse sarebbe responsabile, no, non c'è il tempo di fare la biocco post pranzo. Forse sarebbe responsabile per il meme. Raga, abbiamo una bella notizia. Finalmente Dario Torrisi non dovrà andare più a Dubino a Spadolini a caricare i file a Gabriele Quarta, perché la Trap House si è dotata finalmente di una nuova connessione. Un bel applauso. Sì, guarda che roba. Stamattina sono venuti quelli di Open Fiber a montarmi il modem. E raga, finalmente è proprio il raggiungimento dei sogni che ho sempre avuto sin da bambino. Chi viene dai piccoli paesini in Sicilia può capire quello che sto provando in questo momento. Guardate che bello speed test.
viste che mi sono fatto stamattina. Sì, guarda che roba. 600 in download, 500 in upload, c'è poco da dire. Va bene, ci rimane mezz'ora. In questa mezz'ora, anziché farci la Biocco Chill, oggi cambiamo completamente tattica. Ci facciamo una bella ripassata di Python. Vediamo se in mezz'ora riesco a diventare un programmatore professionista. Ci vediamo dopo che andiamo a fare l'esame assieme. Non siete contenti? Per la terza volta in questi daily presura. Posso dire una cosa? Mi sto affezionando a questi daily presura. E quando finiranno i daily presura, che cosa saremo noi? Dove andremo a finire? Iscrivetevi al canale e basta, ci vediamo dopo. Calabrese, sono andato a dare computer science. Meme. Allora, puoi fare per i nostri monfri un pronostico sul mio esame di computer science? 17. Dice, fanculo. Ah, che bello, dovete sapere che quando uno si porta avanti un esame da un anno e magari sta al terzo, quarto, quinto tentativo, ormai il giorno dell'esame è meme. Sei bello super carino e contento perché dici, minchia, che bello, un nuovo tentativo offritomi oggi dall'universo per poter adempiere i miei doveri. Infatti sì, oggi siamo belli super carichi e contenti. Mi sa che abbiamo pure azzeccato la tattica di non farci la pasta al pesto. Comunque sarebbe ancora meglio se magari non avessi la consapevolezza che una volta che torno a casa devo mettermi a studiare per il quarto esame della sessione invernale. Non ce la faccio più, che presura. Ma prima o poi finirà, va bene. Il fatto è che in questo momento mi sento al massimo della mia antifragilità. Non può andare male, regà. In ogni caso è contenuto. Se lo passo è contenuto perché praticamente l'ho preparato in... vabbè, insomma, non è quantificabile il mio studio per computer science, però comunque l'ho ripreso a studiare ieri e stamattina in qualche ora. Quindi comunque se lo passo è super meme. Se non lo passo lo è ancora di più perché, capito, potremmo fare il video. Passerò l'esame al quinto tentativo. Che meme. Sì, vabbè, ormai all'Università Commerciale Luigi Bocconi siamo di casa. E che presto scherza. Rega, forse è la volta buona e Dario Turrisi ha passato computer science, ma non parliamo assai. Però la teoria dovremmo averla. Gli esercizi di Excel li abbiamo fatti, abbiamo fatto pure gli esercizi di Python, che vogliamo di più. Va bene, adesso torno a casa e si comincia a studiare bilancio e dobbiamo preparare in 3 giorni. Va bene, basta. E noi ci vediamo domani con un nuovo vlog scioccante. Sì, io guido una BMW. Da cosa l'hai capito? Velocità, comodità e violazione del codice della strada. Comprata a 235.000 km. Rivenduta a 50.000.